Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati al comunale di Piancastagnaio da Tony Leonardo e da Angelo Nai. Qua a Piancastagnaio sta andando in scena il match tra Pianese e San Donato Tavernello e Tavernelle, valido per la 13ª giornata di Serie D Girone. Angelo, Pianese chiamata a una grande prova oggi contro la capolista San Donato e sì. Sicuramente Pianese è reduce da prestazioni un po' opache, soprattutto nei risultati, anche se le prestazioni ci sono sempre state. Sì, Leo, una Pianese molto altalenante dal punto di vista dei risultati, che ha fatto benissimo dal punto di vista del gioco invece, e che oggi cercherà di opporsi a un San Donato in forma smagliante che sta dominando questo campionato, che è attualmente la più forte candidata a vincerlo. Traversone sul secondo palo, dove arriva il vantaggio qua del San Donato con una grande apertura sulla destra, pallone rimesso in mezzo dove si è subito avventato l'attaccante. Difesa che qua è rimasta un po' ferma. Dormita difensiva della Pianese qua, che concede subito il gol dell'1-0 al San Donato. Sì, partita nervosissima. Palla sul secondo, colpo di testa e rete. 2-0 del San Donato. 2-0 del San Donato. Ha segnato Regoli. Palla che era stata colpita da un giocatore del San Donato, poi era stato bravo Crispino ad opporsi, palla che era rimasta lì sulla linea. È ancora in mezzo per Battistelli. Buona. Attenzione, buona qui l'imbucata, palla messa in mezzo, grandissimo l'anticipo qua del che salvataggio del difensore del San Donato. Che prova la giocata, si accentra, prova il gran destro, respinta e calcio d'angolo. Cresce la Pianese, Leo. Di destra, attenzione. Attenzione, si accentra, entra in area, poi prova il sinistro, gran tiro, tiro bellissimo qua, brivido. Guarda Mattiolo, Leo. C'è la Pianese che attacca qua sulla destra. Poi palla messa in mezzo, tagliata, batti e ribatti, palla che rimane nella linea e che viene opportunità allontanata. Sbagliata, Leo. Poi va a puntare l'uomo, ancora si parte sul destro, poi qua punizione. Espulsione per la Pianese. Espulsione, sì, episodio chiave, rosso, anche se qua sembra un po' eccessivo la decisione del direttore gara. Andiamo qua. Molto movimento in aria. Tanti uomini. Molto convinto. La mette però bassa e fuori. Poi Lepre ha provato. Calcio di rigore. Ammonizione. Eccolo l'episodio di cui ti parlavo, Leo. Eccolo l'episodio di cui ti parlavo, Leo. Ammonito. Vediamo, si muove Cardelli sulla linea. Convinto lo guarda. Parte lui con il destro alto, alto. Grave qua l'errore di Convinto. L'ha tirato male. E Leo, è il secondo calcio di rigore nelle ultime 5 partite che la Pianese sbaglia in casa. È incredibile. Sì, è là dietro, perché nelle palle alte. Attenzione, Leo. Qua, Mattiolo, riesce a entrare sulla destra. Poi palla messa in mezzo. Non ci qua, arriva con pallone Leo, che era diventato buono, quasi buono. Per chi era? Lepri? Convinto, scusate. Però non ci è arrivato, ma c'è la Pianese, Leo. E parte il San Donato. Match point, Leo. Campo aperto, vediamo. Il sinistro, rete, è 3-0 di Gerardini, se non erro. Cala il sipario forse sul match del comunale. Cerca più un calcio per un'area di spinta. Andiamo Cesario, parte lui con il destro, palla che passa in qualche modo, grande qua. Mamma mia, che parata che ha fatto Cardelli, anche e perché continua il momento di la palla gli è passata in mezzo alle gambe tra, diciamo, la mischia. Si fa vedere. Simeoni si era inserito. Attenzione ad Ambrogio sul secondo palo, la rimette con il destro, poi Simeoni. Ennesimo Simeoni ci ha avuto una grande occasione. Peccato per Luca che l'ha messa fuori. Ancora Simeoni recupera e poi va da Cesario che prova il destro da lontanissimo, gran palo. Poi Mattiolo, mamma mia, che questa che è la fotografia della Pianese. Sì. Adesso finisce la partita 3-0 del San Donato Tavernelle sulla Pianese, non vince più, Pianese. Pianese quindi che inizia ad avere una crisi e chiamata una partita difficilissima domenica contro l'Arezzo. Un saluto da Tony Leonardo e da Angelo Nai.